la mosca, le mosca, duro! Via, via, Carla! Vai, vai, vai! Guarda, guarda! Ale, 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 Carla! Vai, Carla! Ale, Ale, Aimo! Vai, via, via, mettete sti sci! Via, Aimo, dai, Aimo! Via, Aimo! Ale, Ale, Carla, dai, Carla, tieni! Tieni, Carla! Michele Boscacci, grande giornata a Campiglio. Sì, questa mattina nonostante la partenza un po' all'alba è andata bene, siamo partiti subito forte, poi dopo 5 minuti di gara ho imposto il mio ritmo, ho visto che la gamba girava, stavo bene e allora ho preso quel po' di vantaggio per poi amministrarlo fino al traguardo. Sono contento di questo weekend di gare. Sicuramente quella che tenevo più a vincere è quella di oggi, ci sono riuscito e si prospetta una stagione interessante, speriamo che questa sia l'inizio e poi di continuare magari anche un po' in progressione al picco della forma. Nicola Pedaniana, ti confermi uno specialista del vertical, medaglia d'oro anche quest'anno, soddisfatto? Sì, anche quest'anno è andata molto bene, bagarre fino all'ultima curva con Nicolini e Thomas Trettel e il pena davanti Holsnecht,
e devo dirmi soddisfatto, perché essere lì con i professionisti, diciamo, dello sci alpinismo è una enorme soddisfazione, ripaga tutte le fatiche fatte negli allenamenti. Davide Magnini, un'altra medaglia, un'altra soddisfazione qua a Campiglio. Sì, sono molto contento della gara di oggi. Le sensazioni ieri e questi giorni non erano delle migliori, però oggi sono riuscito a fare una bella gara e a vincere, quindi sono molto contento e molto soddisfatto. Raccontaci un po' questa gara. Ma sono partito e sono rimasto un po' nella mischia, ma già sul primo muro poi sono riuscito a portarmi davanti, ho provato a forzare un po' il ritmo, ma avevo le pelli che in pista non scorrevano molto, poi invece sul muro a metà gara ho tirato un po' di più e sono riuscito a guadagnare un po' di vantaggio e a finire in solitaria. Un grazie di cuore va dato anche a Soccorso Alpino, al comitato di te. Corina Ghirardi chiude con una medaglia strepitosa ai campionati italiani, soddisfatissima? Decisamente sì, non me l'aspettavo, anche perché ero abbastanza stanca e poi non pensavo di essere così in forma già inizio stagione, avendo sciato poco, sono molto contenta. Ti racconti la cronaca della gara, come sei partita, come l'hai gestita? Allora, sono partita di fianco a Katia Tomatis, lei subito ha fatto uno scatto, io non mi sono azzardata a seguirla, però ho visto che poi lei mollava, forse io non so, ho tenuto un attimino di più, sono passata in testa, poi è arrivata Elena, mi ha superato con un passo molto lungo e io l'ho lasciata andare decisamente, poi sono rimasta in coda dietro Katia Tomatis. Abbiamo tolto gli sci, a questo punto abbiamo fatto il pezzo a piedi e lì mi hanno staccata. Poi abbiamo rimesso gli sci ai piedi e lì sono riuscita a partire appena dietro Elena e lì ho dato il tutto, ho fatto la volata e ce l'ho fatta. Che dire? Ottimo. Marco Polla, presidente Brenta Team, campionati italiani a dicembre su Canale Miramonti, ma nel Campiglio, insomma, un format vincente. Certo, questa è stata una dimostrazione che lo sci alpinismo esiste, lo sci alpinismo è visibile in un contesto come il Canaloni Miramonti, una location eccezionale dove tutti gli atleti sono rimasti veramente contenti dello spettacolo che c'è stato. Un campionato su 3 giornate, che è stato difficile organizzarlo in questa stagione un po' anomala? Certo, allora l'organizzazione, chi organizza è sempre messo in difficoltà. Siamo riusciti in 3 giorni a portare a termine questo campionato italiano veramente importante. Gare notturne, gare di giorno, insomma un grande gruppo che ci lavora dietro le quinte anche. Certo, io volevo ringraziare anche l'amministrazione comunale di Pinzolo e l'Adriano Limonta che ci ha permesso di svolgere queste gare sulla 3-3 e tutto il Brenta Team e tutti che ci ha aiutato.